tu con cosa inizi e quali sono le motivazioni della tua prima carta. Beh, anch'io ho una visione simile a quella di Tony, cioè mi piace avere una visione contrarian, quindi quando tutti quanti hanno paura cerco insomma di prendere posizioni rialziste e i ribassi secondo me rappresentano delle opportunità per potersi mettere al rialzo. Faccio giusto due parole, secondo me ci sono dei titoli virtuosi anche nel Nasdaq, infatti partiremo da quello, quindi da un titolo quotato sul Nasdaq, e quindi secondo me gli storni rappresentano delle opportunità. Quindi la prima carta che mi vado a giocare è una carta verde su un titolo tecnologico. E sarebbe questo titolo tecnologico e quali sono le motivazioni al di là dell'aspetto tecnico-grafico? Allora, ovviamente oggi parlo di Apple. Apple è un'azienda, ovviamente, che ha una capitalizzazione molto, molto importante e non fa solo quelli che sono i device che conosciamo tutti, come per esempio l'iPhone, ma anche i computer come MacBook Pro, eccetera, eccetera, ma ci sono pure tutta una serie di servizi, pagamenti ricorrenti, Apple Pay, cioè pensate a tutti quelli che sono i servizi ricorrenti che vengono via via implementati, quelli che sono i ricavi che arrivano dall'Apple Store. Ora, io penso che un'azienda come questa, a prescindere da quello che sta succedendo, a prescindere dalla pandemia, e anche quando i mercati ripartiranno, così come ero rialzista su Amazon, così come ho una view rialzista tendenzialmente su Facebook, che gli storni possono essere delle occasioni di acquisto, abbiamo visto che il titolo Apple è sceso tanto, ha rotto dei livelli di supporto, quindi magari diverse persone hanno deciso di liberarsene e arriva da diverse candele rosse. Secondo me, questo è proprio il segnale che all'interno di un'azienda che ha qualità, no? E che comunque fa utili molto importanti, dei fatturati molto importanti, questa rappresenta secondo me un'opportunità per andare ad acquistare. Quindi Un'opportunità di sono. andare ad acquistare Apple, a che valori allora, Enrico? Sì, allora il mio livello di ingresso, visto che comunque siamo, diciamo, dobbiamo mettere degli ordini abbastanza vicini ai livelli di mercato, proprio per movimentare un po' il gioco, io ho messo come livello di ingresso 123, tra l'altro al momento sta scambiando anche a un valore leggermente inferiore. La mia idea, appunto, è che il titolo possa avere una ripartenza da questi livelli e il target, quindi l'ho messo a 135 dollari per azione. Per quanto riguarda lo stop loss, ho messo 111, sono rapporti rischio-rendimento che si equiparano. Ovviamente bisogna valutare se si vuole avere un'operatività di lungo termine, allora in quel caso secondo me si può anche valutare di avere degli stop anche un po' più ampi. Però io volevo, questa è una competizione di trading e quindi volevo avere dei stop e target un po' più vicini. Enrico, velocemente, ho visto che hai selezionato una leva non marcata, un poco più di 6 a fronte di un livello di convinzione molto elevato. Che certificato hai adottato? Una Turbo Unlimited o una Turbo, diciamolo, tradizionale per quanto riguarda la possibilità di andare long su Apple? Sì, il prodotto è un prodotto open-end, quindi di fatto è un unlimited e questo mi dà la possibilità di poter tenere la posizione quanto voglio. Se vogliamo fare un po' di education, di fatto, che cosa vuol dire? Vuol dire che fin tanto che il livello di knockout non viene colpito al netto del fatto che c'è un restrike giornaliero, quindi alza di volta in volta quello che è il livello di knockout, il certificato resta in quotazione. Quindi l'idea è che si possa, volendo, facciamo un caso limite, acquistare Apple, pensare di volerla mantenere fino al 2040, questo certificato, insomma, ci dà la possibilità di poter mantenere la posizione in portafoglio per lungo tempo. Normalmente le scadenze dei prodotti che venivano quotati fino a qualche tempo fa erano a 6-9 mesi, anche soltanto 3 mesi, quindi in realtà c'è stato proprio un cambio di modalità di quotazione da parte dell'emittente ed è un qualcosa secondo me di molto interessante perché dà la possibilità all'investitore di avere un orizzonte temporale anche un po' più lungo.